Amici sportivi vicini e lontani, bentornati a Perle di Twingo. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di quello che è un progetto mai nato da parte di Renault, ovvero sia la Twingo con un motore centrale posteriore sulla base di un telaio della Ferrari 308. Vi lasciamo la scheda qui su qualora non l'abbiate visto. Bene, progetto che non ha mai visto la luce, ma che ha dato i natali poi alla Clio, seconda serie che venne realizzata successivamente. C'è stato però un produttore privato francese, tale Lazaret, che ha deciso di realizzare questa macchina effettivamente, ovvero sia partire da una Twingo e metterci un motore bello grosso, più potente di quello originale, mettendolo al posto dei sedili posteriori e modificando completamente la vettura. Decisero di adottare un vuoto rover da 180 cavalli e 3500 centimetri cubici di cilindrata. Muoveva dei cerchi da 18 tramite un cambio a 5 marce, presumibilmente l'originale, ed il progetto vide anche la modifica sostanziale delle sospensioni. Vennero infatti adottate delle sospensioni da corsa, il serbatoio venne spostato al posto del motore utilizzando sempre un serbatoio omologato da corsa, gli interni vennero rivisti, venne adottato un display digitale di tipo racing che trasmette appunto tutte le informazioni principali al conducente, i sedili vennero appunto sostituiti adottando dei sedili Momo da corsa, anche questi, più l'aggiunta di alcuni manometri nella zona centrale e del killing switch, quello che spegne completamente la vettura togliendo l'alimentazione. Ora tutti vi starete chiedendo, quanto sarà costato questo bendiodino? Ecco, la Lazaret chiese un prezzo di circa 70.000 euro per poter entrare in possesso di questa vettura. Non sappiamo quante ne siano state vendute, se effettivamente sia stata realizzata qualcuna dopo la prima show car, però effettivamente è stato questo il prezzo che l'azienda ha comunicato affinché si entrasse in possesso di questa Twingo più unica che rara.